io le... Ogni no, ma se tanto lei le mi dà parla anche di... una risposta. Io mi alleo. Io voglio sapere, il Movimento 5 Stelle in che condizioni sta? Facciamo finta che qui ci sia un termometro. C'ha la febbre a 36 o c'ha la febbre a 40? Il Movimento 5 Stelle ha la 36 pulita fissa. E continuerà. Ma no, non no, ma perché il Movimento 5 Stelle sta lottando Bene, per Bugani, le tematiche. Che lei conosce, no, immagino. Ovviamente lo conosco. È una figura, è stata una figura importante nel Movimento 5 Stelle. Ovviamente. Siamo d'accordo sul sì. punto. Bene. Oggi dice che nei matrimoni, quando ci sono i figli e si litiga troppo, è meglio lasciarsi per evitare che i figli soffrano. Quindi per la prima volta qualcuno evoca questa benedetta scissione che sembrava che eravamo cattivi noi giornalisti quando pensavamo che ci potesse, che potesse accadere. Sarebbe un dramma? No, allora le dico... I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono più di 300 e la maggior parte, ma io le dico il 99%, ha lavorato come dei pazzi per fare quella roba qua. Se si può vedere, scusate se è il foglio stropicciato. Posso guardare? Sì, ah, sì, prego. Va bene. Sono i vari provvedimenti, i provvedimenti approvati. Ve lo dico io per brevità. Esatto, reddito di cittadinanza, di taglio delle pensioni d'oro, quota 100, abolizione dei vitalizi ai parlamentari, la legge anticorruzione, insomma, poi le conoscete tante, ve le ripetiamo. Hanno lavorato in maniera operosa, stando negli uffici, lavorando fino a notte inoltrata. Ecco, tutti questi provvedimenti qua hanno al centro le persone, le piccole e medie imprese, non le lobby. Purtroppo... È sufficiente, come in questo caso, che uno su 300 dica una cosa e che ha più peso di tutti i 299 che stanno lavorando. Siccome io mi immaginavo che lei mi dicesse questa cosa Però qua. Lei non si immaginava che sto per concludere il discorso. Il mio discorso è quella voglia di parlare, quella voglia di farsi intervistare, quella voglia di fare proposte che sono convinto non sia in malafede. Facciamola nel momento che sarà il più bel momento di partecipazione collettiva che ci sarà. Ammazzo. Mettiamo tutte le proposte dentro, ma è inutile andare a parlare, farsi intervistare, perché alla fine danneggi quell'operosità, anche il senso silenziosa, del movimento, che è quello di fare le cose per Bene. Cui siamo stati mandati Però, in Parlamento. Diciamo, c'è questo